Hello guys, Ranjan here, benvenuti in questo nuovo video qui su Game Dev Tycoon. Siamo all'ottava, puntata mi sembra, stiamo ancora vendendo Arena of Empire 1, oh mio dio. Ok, sei tornato, vabbè, 70 miliardi di milioni di euro, ma usiamoli, ma ce l'abbiamo, usiamoli, dico io. A Research mi ha detto, perché non cerchiamo i sequel? Effettivamente, facciamo sti cazzo di sequel, tu invece cerca qualcos'altro. Game tutto. Ah, abbiamo già fatto il Game Report, mi sa di sì. Facciamo Research, New Topic, cose che abbiamo a scuola. Vabbè, dai, facciamolo per una volta, può essere utile. Mi hai detto anche un'altra cosina. Mi hai detto, Randy, ma non fa un engine solo per raggiungere solo una cosa, perché sennò poi ti costa un casino. C'hai ragione. Io sbadiglio perché ho sonno, brother. Adesso però va bene lo stesso. Ok, non so cosa c'era scritto, ho saltato, proprio proprio bellissimo, perché è più bello così. Ok, adesso Research, Better e ciclo giorno e notte, è carino ciclo giorno e notte, grafica 2D, stereo sound, costa un sacco lo stereo sound, l'albero di dialoghi ma non ci interessa per il momento, Better dialoghi però sì. E vediamo, tu invece cosa puoi ricercare? Vediamo, New Topic, Music, assolutamente, absolutely bro, absolutely. Ok, allora vediamo un pochino se riusciamo a fare qualcosa di figo. E poi, I don't know. Ok, Better Dialogue, ok, allora. Ah, possiamo fare il sequel, vediamo come funziona. Ah, vedete, io posso scegliere già. Che figata! In base a quelli che sono andati meglio. No, facciamo il sequel di Ragnarok 2. Facciamo Ragnarok 3, anche se abbiamo già fatto l'1. E dove cazzo era l'1? Dove era l'1? Raga, non lo trovo più. Ah, no, c'era Ragnarok 2 per... niente, Ragnarok 2 anche questa versione PlayStation, ok. Vabbè, facciamo selezioniamo questo. Lo chiamiamo Ragnarok 3, ovviamente. Ragnarok 3 è un sequel. E facciamo sempre... bla bla bla, ok, platform sempre... PlayStation e Epic Engine, il V4 ovviamente small, perché se no spendiamo troppi soldi, lo facciamo 3D e vediamo. Ma secondo voi dobbiamo riscegliere di nuovo? Eh sì, che dobbiamo riscegliere. Il gameplay era più alto in questo gioco qua, quindi questo lo abbassiamo un po', questo facciamo così, gameplay più alto di tutto. Ok, vai così che picchiamo forte, brothers, facciamo big money. Media Inquiry, Andrew Mecca Game Informant, Apprente. Sì, va bene. Ok. Your new anti bla bla bla. Cosa andremo a mettere? Su cosa sarà? Sul suono. Ok. Abbiamo già un po' di hype, io farei un po' di hype, marketing, hype da 50 capponi, benissimo, ok, buona. Allora, qui dobbiamo fare, lascerei decisamente così, come nel vecchio, cioè mi sembra buona comunque, come situations, e poi vediamo, fermi tutti, sound, non mi ricordo se era importante il sound, comunque lo diciamo un pochino, così, vai. Giusto per farlo un po' meglio di quello di prima. Vediamo un po' di hype. Abbiamo 10.700 fan. O comunque giù di lì. Non siamo messi male. 3, 2, 1. Bella de papino, finisci. Hype 22. Fatemi fare i soldi. Fatemi fare big money. Big. Dai. E livello 5 con un personaggio. Ok. Non so cosa sia sinceramente livello 5. Ma... forse con Ren. Forse sì, forse con Ren. Dovrei vedere. Ok, datemi un bel voto. Ok, più alto. Bellissimo, 7-8. Un grande sequel. Beh, l'abbiamo sbloccato apposta il sequel. Poi fammi vedere. Oh mio dio, livello 8.
Brothers, soldi. Fatemi vedere i big money che arrivano. Quanti ne vendiamo il primo giorno? Mamma mia, 27.000. Ma sbancato, abbiamo sbancato, brothers. Ah, noi già in cosa ci andiamo a mettere? Better dialogue. Però visto che abbiamo sbloccato, dove sei? Dove sei? Dove sei? Research. Abbiamo sbloccato la 3D grafica con la V2. E non la possiamo fare perché non c'abbiamo i punti. Vaffanculo. Ah, tu fai Generate Game Report. Bella da bambino. E io inizierei già a fare un altro sequel. E farei un sequel del sequel del contro sequel. No, farei un sequel di Arena of Empire. Va? Arena of Empire 2, ovviamente. Arena of Empire 2, e poi facciamo due punti e la chiamiamo Titan Edition. Titan Edition. Ok, perché fa figo. Ovviamente sempre per PC, ovviamente sempre con il nostro nuovissimo engine Ultra Firefox. Everyone e go. Grafica 3D, perché giustamente 3D. E vai così, facciamo il sequel del contro sequel. Ci dicevano che la storia deve essere un po' più bassa. Vada così. Allora, sembra che sia davvero importante l'engine per Renurock 3. Ah, ok, quindi se facciamo un 4 dobbiamo alzare l'engine. Buono a sapersi. Sempre buono a sapersi. Fermi, marketing, dove sei? Vai. Lascio tutto così. Voglio avere un po' di punti sicuri, brothers. Quindi dobbiamo fare una scelta ponderata, accurata di quello che andiamo a fare. Assolutamente sì. Grafica, sound. Beh, è comunque uno strategico, quindi è giusto che sia così. Mi sembra più che giusto. Mi sembra più che giusto. Sviluppiamo un sacco di giochi. Bug 4, 3, 2, 1. Ma bella, vai. Io sarei da continuare a fare giochi in 2D, sinceramente. 2D mi piace un sacco, anche se stiamo già usando il 3D, però mi piace un sacco il 2D. Ah, Ren, fatemi vedere. Sì, Ren è a livello 5. Yeah! Ok, basta. Dobbiamo cercare un terzo tipo. Però più in là. Adesso vediamo come va questo sequel. Vediamo. Good game. Ok. Un po' veloce, però buono. Quirky dovrebbe essere veloce. Non lo so. Quick è veloce. Quirky, chissà che cazzo. 766. Era andata meglio la prima uscita. Però, beh, comunque, non male. Fammi il game report. E tu, invece, facciamo un research. Andiamo a fare research della Battle Graphic 2D Fucking Edition. Yes, con 40 puntozzi che se ne vanno. Ci salutano. Dai. E dobbiamo fare un giocone, brothers. Adesso vi faccio vedere. Però non so se abbiamo i picchiaduro come giochi. Mi sa di no. Adesso lo cerchiamo. Adesso lo cerchiamo. Ah, i dialoghi sembrano non importanti questi due giochi. In effetti, abbiamo i picchiaduro. UFO. Ce l'abbiamo il picchiaduro. Picchiaduro. Tense. No, non ce l'abbiamo. Quindi facciamo. Ricerchiamo UFO. E poi vediamo. Volevo fare la Tekken, raga, però non si può fare la Tekken. Abbiamo la nuova grafica. Abbiamo un po' di soldi, quindi io direi create new fucking engine. Togliamo la 3D grafica V2 e mettiamo questa. Ok. Ma scusate, se io... No, questo ce lo vorrei... No, better dialogue per forza. Ma se io tolgo questi, no? Per tenderci, che cazzo cambia? Una mappa. Facciamo così: Renna Engine 3D V2. Facciamo così, così siamo sicuri. Ecco qua: 3D V2. Create Engine. Cambiamo anche nome all'engine. Mamma mia, Small Boot. Ah, per la conferenza. Vada, dai. Dai. Ah, mi avete detto anche di farlo mentre sto già sviluppando un gioco. Però, cazzo, adesso non posso. Semmai lo sviluppiamo in questo momento. Appena. No, niente. Devono fare prima il motorone. Vai, fai il motore, cazzo. Fai il motore, che dobbiamo andare tutti là in fiera. Dobbiamo andare in fiera. Oh mio Dio. Muovi il culo, bro. Sì, bella de papino. Ecco, niente. Siamo andati con Ren of Empire 2 Titan Edition. Ah, peccato, perché potevamo andare con qualche gioco migliore. Andrei a fare un sequel di Just Dance, cioè di Just Renna, però non lo so. Semmai quello lo facciamo tra un pochino. 68.000, comunque ci siamo zuberati, interessante. Abbiamo 11.000
300 fan. Abbiamo una proposta. If you play war games to transfer, non voglio sabotare un cazzo. Non voglio sabotare nessuno. Ce lo faremo con le nostre forze. Assolutamente sì. Ah, facciamo. Allora, 3D V2. Poi andiamo a fare. Facciamo un nuovo gioco. Sta botta. Io farei. Visto che non ci abbiamo un picchiaduro. Cosa abbiamo? UFO scuola music. Music che. No, però casual no. Perché il casual non va bene sulla PlayStation. Porca puttana, ho lasciato la cosa attiva. Il Dreamcast. Ciao, il Sega Dreamcast. No, allora, sulla Play non va bene. Oh, ma il Dreamcast va di più della Play, raga. Assolutamente. Why? Oh my gods. Oh my gods. Allora, io farei un giochino per gambling. Ok, facciamo un giochino per gambling. Anzi no, facciamo un sequel. Facciamo un sequel di Just Ren Play Edition. Facciamo questo, vediamo. Return Games. Io se lo cambiassi in music casual, chissà come va, eh? Platform. Andiamo sempre per PlayStation. O preesiste, anche a dir si voglia. E con il nuovo motorino. Lo chiamiamo ovviamente Just Ren 2. Lo facciamo senza nome. Questo è già Strenna 2. Stop. Ok, 3D Graphic V2 ci costa 30.000. Una buona spesa. Il Vena Oasis Sega, I don't know. L'engine mi sa che. Ma alziamo un po' lo story quest. Decisamente lo abbassiamo. Vai. E mi chiamano al telefono, un attimo. Oh, brothers, allora, mentre qua stavo continuando, io ho smontato il telefono per non farmi disturbare. Allora, Better Dialogue, non li mettiamo perché è un gioco di musica, li abbassiamo i dialoghi. Il level design deve essere alto. Ok, io metterei così. Vediamo, forse così va meglio di prima. Se riusciamo a fare un gioco da 3D, no, almeno 3D10, davvero penso di morire felice. Grafica, sound, ovviamente, open world non ci serve per questo gioco. World design abbassiamo un po' e dobbiamo mettere world design, abbassiamo un po', voglio più grafica. Ok, così, dai. Facciamo fermi una campagna di marketing, ok. Perfetto, vediamo se riusciamo a fare. Anche perché un sequel. Quindi dovremmo riuscire a fare qualcosa nel sequel. Chiuso questo, poi nel prossimo episodio vediamo di fare altro. Finish! 28 punti in design. Mi sa che recordone. Sì, infatti, noi un recordone. Recordone. Livello 5 in intelligenza artificiale. E i compresi. Soundtrack! Ah, la soundtrack, ragazzi, dobbiamo farla. Ci servirà. Ah, è più alto. 7, alto, dai, 8, ok. Noi servono questi giochi perché sono giochi piccoli che ci costano poco, ma ci danno un sacco. 9, perfetto. Abbiamo preso 8,35, tipo 8,35. Multigenre, oh! Multigenre, che cazzo? Fermi tutti, che la devo ricercare, vero? Multi, dove cazzo sei? Eccolo qui. Minchia, 80 punti così. È il cazzo. Come faccio a fare 80 punti? Vabbè, brothers, io faccio un game report. Mentre finisce qua il game report, noi ci salutiamo. Ci vediamo in un prossimo video. Lasciate tanti mi piace, tanti bei commentini. Intanto forse riusciamo sopra anche 1 milione di dollari e siamo felicissimi. Enjoy, e carne sia con voi. Bye bye.